Opera inutile, architetto modesto. Al giudizio, a dir poco secco, di Vittorio Sgarbi sull'opera di Libeskind da Como, replica il sindaco della città, Mario Lucini. Opinione legittima che non condividiamo, noi crediamo in quest'opera. Botta e risposta a distanza tra Sgarbi e Lucini. Il critico d'arte, ospite ieri sera di Nicola Porro a Virus su Rai 2, ha parlato di The Life Electric, l'omaggio ad Alessandro Volta che Libeskind ha immaginato in fondo alla diga foranea di Como. 16 metri di Libeskind, monumento inutile, architetto modesto. Questo non lo so. Modesto. Al centro del lago di Como, già hanno fatto una diga e hanno perso. Adesso vogliono fare il monumento a Volta. No, il monumento di Volta è la luce elettrica, è quello che noi siamo, è dentro di noi Volta. Una posizione che il critico ha annunciato oggi di voler esprimere anche davanti al governatore Maroni ed eventualmente al ministro Franceschini. Al suo giudizio secco, Mario Lucini risponde con un certo aplomb. Quella di Vittorio Sgarbi è un'opinione come altre, legittima, che arriva da una persona competente in ambito artistico e culturale. Ciò non toglie che vi possano essere opinioni diverse dalla sua. Non condividiamo la posizione di Sgarbi, replica il sindaco di Como. Abbiamo una valutazione differente sia sulle capacità di Libeskind sia sulla qualità del suo lavoro. Perciò riteniamo The Life Electric una grande opportunità per la città. Usa invece fair play e un pizzico di ironia Daniele Brunati, patron di Amici di Como, l'associazione che ha lavorato per portare l'opera di Libeskind in città. Grande Sgarbi, dice, un ottimo assist. Lo ringrazio perché parlando dell'opera sta facendo una notevole promozione e sta suscitando interesse. Sono convinto che tanti curiosi, sollecitati da lui, verranno ad ammirare The Life Electric. Grande Sgarbi, ripete ancora Brunati, gli manderò una lettera di ringraziamento e lo inviterò all'inaugurazione. Inaugurazione che è prevista per la fine di aprile.